Il bacio del crocifisso retto sulla soglia della cattedrale da Don Umberto Sordo, poi la benedizione e alle 16 è iniziata la processione d'ingresso in basilica. Anche qui l'abbraccio dei fedeli è avvolgente e trascorre del tempo prima che Don Claudio riesca a raggiungere l'altare maggiore e inizi la celebrazione liturgica, presieduta inizialmente da Monsignor Francesco Moraglia, patriarca di Venezia e presidente della Conferenza Episcopale del Triveneto. Segue la lettura della lettera apostolica e la consegna del pastorale. Da questo momento alle 16:30 Monsignor Claudio inizia il suo ministero episcopale alla guida della Chiesa di Padova e presiede la celebrazione eucaristica. La sua omelia inizia così. Ecco, sono Claudio, figlio di Dio, preso dal Santo Padre Francesco, dalla Battissima Chiesa di Mantova, e mandato ad amare la grande e santa Chiesa che vive nel territorio di Padova, ma anche in parte di quelli di Vicenza, Venezia, Treviso e Belluno. E poi la professione di umiltà con il voto di povertà. Consiste nella promessa di non trattenere per me nulla di quanto mi verrà consegnato nel corso del mio servizio pastorale nella diocesi di Padova, una specie di voto di povertà che metto di fronte a voi. Terminerò il mio servizio episcopale senza accrescere di un euro il conto corrente patrimoniale personale, la cui gestione consegnerò ai nostri uffici.